parte in casa. Nicola, mi fai una risata prima di andare in acqua? Dovremmo avere attaccato un volpe. O è un volpe quello che è stato allamato, o è un volpe o quello che tira. È questo qui, è il maschio. Partito, piccolo, piccolo. Ragazzi, può essere anche... Ho detto, è la mandata dello squalo, te l'ho detto, Dio va, te l'avevo detto. Volpe, la adesso che calma, che poteva essere anche un altro volpe che è saltato fuori. Hai preso una cosa gli ho detto? Hai preso una pastinaca da 100 kg. Ragazzi, cosa vi ho detto? Gira la sedia. Gira la sedia. Allora, la camarata che mano prima non fa risposto. Come mi dice lui che rispondo? Non sei chiaro, non sei chiaro. Grazie, tutto dopo e speriamo nelle altre possibilità, dai. Tutti, grazie, grazie. Ah, ciao. Roberto, grazie. La canna, porca miseria, avevo la canna a fondo. Porta bene, hai visto? È un volpe, pure bello incazzato. Adesso comincia a capire che è allamato. Ma è grosso, è corto. Grosso, ma l'ha visto. Va bene? Due sgomberi anche questo. Due sgomberi? Due sgomberi anche questo. Due sgomberi. Potrebbe essere una lunga però. Era lunga, ma male. Ma l'ha letterato in ultimo. La lunga, questa era letterato su. Sto scherzando. Non mi piacciono. La lunga sì. La lunga. Però non mi piace. Io preferisco il tono. Salta, salta. Andiamo. Salta. Sì. Sto venendo a galla, Te l'ho teso, Te l'ho teso. Tirami la sedia, Fabio, 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 la sedia. Le valle. Grazie. Fabio la sedia, Fabio la sedia. 5 gradi. È risceso, mannaggia. Stava venendo a galla. Ci vuole uno poi al fratellino che non... Aspetta, no, ragazzi, no, tirami la sedia, Fabio! Aspetta, fa una cosa, dopo devi andare perché ti va praticamente uno, bisogna che vado giù, Tirami! Avanti, Vito! No, sta buono, sta buono, sta buono. Oh, ragazzi! Guardatelo! Ragazzi, è grosso! Cos'è? È grosso, è più di 2 metri! Che bello! Tirami la sedia, tirami la sedia! Tirami fermati, la sedia. Vittorio, fermati, Vittorio. Che è più di 2 metri! Vittorio, è enorme! Vittorio, è enorme, Vittorio! Madonna, che cos'è quello lì? Ma cos'è? Volpe o... È una roba enorme, visto? È il volpe, ragazzi! È un volpe! È un bianco! È un bianco! No, è il volpe! È il volpe! Ragazzi, è un volpe di 3 metri, questo! Madonna, Nicola, che cos'è? Ragazzi, pronti? Vai, dai, rapido, vado! Oh. Grazie. Concentrati di te. Sergio, è meglio che lo prendo per la testa o per la coda? Fallo subito adesso, Prendilo in giro perché questo, questo ti prende a te. È durissima, un colpo secco, ti mettono fuori. Cazzo, contro luce proprio ora che stavamo sulla... No, mannaggia. Attenzione al terminale, non tenermi il terminale, Deve uscire il terminale, Se no non ci L'avevo visto un pesce a 2 metri io. Altro che 2 metri. No, 2 metri senza coda. È una bestia. Te l'avevo detto, sì.
poi da qua sopra. Zitto! Si riesce a non stare contro luce, faccio un filmato da paura. Sono quello qua della volta, abbiamo perso il tonno perché abbiamo fatto l'errore lì. Piano. Oh, chiama qualcuno se ti porto il raffio volante. Dolce. Ci facciamo male. Ci facciamo male. Ci facciamo male. Vabbè, fate che cazzo vi pare, raffiate voi. Tiro lo piano piano, lasciamo noi. Io sono alla canna. Portalo sotto, poi vedrai che lo raffiamo. Ah, portarlo sotto l'ho portato sotto io, eh. No, sì, è venuto lui. Non l'hai portato. Adesso lo devi portare te. Dio, bossi, sono impagliato. Gira, si piano, io andrei così, visto, attenzione con la barca là. Piano e lento. In quello è il terminale? Sì. No, intanto è il terminale. Tira, sì, no, tira, 23 metri. Guardate che il pesce è vivissimo, eh. Non è stanco, un'ora, un colpo del genere, ragazzi, non scherziamo. È poco come tempo. Ragazzi, viene su, però. Sì, viene, ma viene perché. Lo devo tenere io, però. Torretto pure. Ci vuole, bisogna anche preparare subito un laccio per legarlo. Non scherzi, lascia che muoia prima. Stacca la testa. Eccolo. Morsi. No, lui non morde, ma con la coda, ragazzi, non c'è da scappare. Pompalo piano. Occhio al. Mezzo giro per mezzo giro. Più avanti, Vito. Vito. Bravo. E ancora non ha visto il mio bambino. Dai, l'abbiamo visto noi. No, lascia stare quella lì. Sergio, Fabio! Fabio. Te guarda la canna, ci guarda il terminale. Tira, me la. Ecco, sta a 5 metri sul fondo. Dio mio! Pronti! Oh! Ragazzi! Ve lo dico, ho stimato 2,50. Tira. Eccolo, sta a galla. Eccolo. Bello! No. Vito, vai avanti, Vito! Madonna, come lungo! Ragazzi, lo liberiamo! Per favore, lo possiamo liberare! Io perché non voglio più andare? Sta andando via, Vittorio, sta andando via! Guarda che bello che è, ma come facciamo ad ammazzarlo? Con raffio! Tirami! Dio, che cos'è? Dio! No! Che bello! Ragazzi! No, Ubaldo, ti fai male! Ubaldo, ti fai male! Ti fai male! Se non leghi quel raffio a una cima ti fai male, Ubaldo. Come faccio a legarlo? Cima. Non fate gli scemi. Pronto? Vai Fabio! Oh ragazzi, abbiamo il volpe sotto la barca! E faccia le pippe! Ci vuole una vai, cima! Raffialo! Pensa che segno che ha sì, il filo. Ragazzi, pensateci bene se lo volete raffiare. Se lo volete raffiare con quell'affare lì, pensateci bene. Un raffio, Vittorio, ce l'hai il... Dio, che cos'è, Vittorio? Cazzo, ma non lo tengo! È enorme, Vito! No. Oh, Vito, vai avanti, Vito! Dai, ci vuole raffio volante, ragazzi, non fate stronzate, veramente. Baldo, ti si porta in acqua. Voglio dire, non... T'ammazza veramente, eh? Tu prova a infilargli quel raffio, vai in acqua insieme a lui, Baldo. Oh, dai. Ti muovete però, ragazzi. L'altro com'è? Proviamo a tirarlo. L'altro com'è, quello da punta, Vito? Ragazzi, se abbiamo il pesce sotto al raffio... Ragazzi, vivendo questo filmato non sapete a quanto però, eh. Il filmato sarà carissimo, ve lo dico, eh. Guarda, quello che vuoi che lo prendo. Io non ho mai visto un pesce così bello in vita mia. Capito perché lo voglio liberare. Io non l'ho mai visto. Hai capito perché mai visto un pesce così bello. Sì, ma non sai che è filmato. Allora raffiamolo però alla svelta. Raffiamolo un raffio, dove l'altro raffio? Ragazzi, piccolo, allora, dopo mi sento quello. Dire che l'ho schiantato. Hai preso il pesce più bello del mondo. Mi girate. Dai, stai calmo. Oh, che cazzo, un golpe da 200 kg. Va bene, è una distrazione, lo perde. Ci viene sotto, ci viene sotto. Mi tirate la sedia. Fatellino. No, è qua. Guarda la scaletta, devi andare a lavorare. Non bello. Lontano, Vito.
aspetta. Leghiamo la cosa, datemi una cima, Vito, una cima, una cima. Non ce la fai a guardare la cosa, sta massa, non dargli in cima. No, ma dammi una cima piccola, Vito. Oh. Per far cosa? Leghiamo il raffio. Perché troia piccola? Per qualche cosa. Però non so. Hai capito? Non stare con la Vitto! Siete a fare il monumento a Rimini, cazzo! Siamo esagerati! Puttana Eva, ragazzi! Giù la Vitto, canna! Vitto, vai! Sono! Questa è andata passeggio a passeggio, eh! Sì, sta venendo con la barca! Sta venendo con la barca! A passeggio lui! Sì, ma questo passeggio più! Là ci sono da te quelli lì! Sto passeggiare che la sta calma che fare. Vado! Sì, e fino in mano, uno in mano il figo! No, ho detto prima, uno in mano! Che cazzo state facendo? Mi si rompe la canna! Occhio! Vado! Motore! Oh, che motore, ma dai! Non c'è raggio fino su io! Mettilo! Ecco! Buono! Via! Vado, puoi anche mollare! Ti levi davanti! Levati davanti! Cazzo! Ma cazzo, sono saltato sul. Io. Chiudiamo la porta! Un attimino, eh? Non sei meritato, ricorda. Sei stato grande, qualcuno. Qualcuno apre quel cazzo sulla dorsa. Guarda, hai fatto una roba. Dai. Bravi! Aprire la porta! No, portatelo a terra dentro subito, ragazzi! Buoni, eh! Buoni, fatelo morire! Oh, buoni, fatelo morire così, vuoi prendere? Ha preso bene, calma, lasciatelo morire! Lasciatelo morire! Allora, sì. Allora, fatemi vedere la mia preda! Puttana boia, che bestia! Ma sì! Vai! Lasciatelo in pace! Lasciatelo No, ormai non c'è, staglieremo il terminale, non c'è problema, non è un problema. Che cazzo sei fregato? Bello. Non è 250. Ma va. Di più. Questo è 250. Mettilo. Guarda che lo fai. No, mettilo in bocca. In bocca, ecco lì. Nella bocca, ok, va bene. Dio, che cos'è? Non è 250. Che delitto, ragazzi, ma se rompisci. Ma va là, ma vuol dire? Tanti, però. Occhio le mani. Occhio, che questo qui non muoiono mai. Qui, no. Ti sposti. Non lo vedo, amore. Vieni. Attenzione, perché era 10 minuti sul padellino. Mi fa la spinta con la coda, eh. Attenta quella coda, ragazzi, attenti. Tranquillo. Si vede bene da sopra? Se vi levate sì. Via davanti che non lo prende da con la telecamera. Ragazzi! Primo pesce! Oh, cazzo, hai preso! Mettiamolo su. Attenzione, adesso. Attenzione, Vado! Ecco, ragazzi, non si mette, è vivo ancora, è vivo! Aspetta, devo venire io dentro, aspetta. Ragazzi, è vivo quel pesce, state buoni. Gli metti questo qui guarda, intanto, è vivo! Lasciatelo lì. Certo che è vivo. Fermo, Nicola, Nicola, ce lo mettiamo a bordo, aspetta, no, Fabio. Tienilo sotto, così. Non esatto, hai capito. Bravo. Lasciamolo morire. Oh, ecco, muore. Aspetta un attimo. Muore, coda, ragazzi, è andato via, è andato in emorragia. No, è andato in emorragia, buono. Ancora. Questo ragazzi altro che 250 kg. Altro che 250 non arriva a 200 kg. Nicola, lo dico io, ma stai scherzando, è tosto, quanto? 200. È 120 kg, 130 kg. Non schiantategli la bocca che me la voglio mettere in camera. Sì. Ce la fai. Alle pinne che non ci passano. No, Nicola, è pericoloso, no. Ragazzi, le pinne non passa sopra, potete toglierglielo dalla bocca, Raffio, che no. La voglio tenere la mandibola. Si rompe, ragazzi. No, ci abbiamo preso. La pinna non passa, ragazzi, dovete aprire. È vero. Ma anche quella sopra. No, non passano. Devi aprirla. C'è anche quell'altra. Sì, ma quella sopra non passa. Quella sopra. Basta così, ragazzi, basta. Basta, dobbiamo uscire noi dalla barca, senza lui. Allora, toglietegli per cortesia il Raffio. Non c'entra.
adesso il mare direi che ha dato anche troppo. Adesso in porto, andiamo in porto. No. Io direi, guardate che roba che fa. Subito. Che cazzo abbiamo fatto. Allora, sono le 8:15, eh? Sì. Alle 10 andiamo a casa. Vai il motore del Luigi. Ah, adesso hai voglia. Vedo tanto filo? Sì, eh. La leggera? Sì, non è grosso. Quindi alla serra matica. No, è partito piano, Santa. Verdesca? Sì, quella si potrebbe essere il destro. Mamma Cuba, è un pisolino. Ubi! Oh, non puoi dormire in pace sta barca. Io mi torno tutte le volte che va a dormire, a riposare e porta la canna. Oggi è difficile fare il filmato da sopra, eh? Oggi sì. La paura è quello di vivo, eh? Da. Così va bene, eccolo. Eccolo. È quello che cercava. No, infatti. Dai, c'è anche la scusa, vai. Sì. Sì? Tutte e due avanti. Stop. Ma dopo mi devo bagliare. Adesso mi parto un po'. Sì, grazie. Leggero scirocco, non parte. È maestrale. È un leggero scirocco, come dice Pio, no? Leggero. Ed è vero che onda anomala che arriva. Gestione di stallo. Toto scommesse. Io ti allungherei ancora. Ora se no non lo alzo. Vai, continua Vittorio,
sale, no. Devi andare al filo, al filo, al filo. Ah, ma su una spada non combatte però. No, così, no, no, no. A quest'ora era già venuto su, Sergio. Intorno, magari ma mangiamo strano. Che... Antonio, Antonio. Se l'hai preso per la... All'amato. Per la coda l'ha preso, di sicuro. Può darsi che prima... se era per la coda era già morto. No, può darsi che si sia liberato prima, quando stava sotto. Abbiamo fatto il contrario di Ubaldo, abbiamo allamato per la coda. E slamato poi. Slamato poi. E preso per la bocca. No, domato, slegato dopo. Sì. Abbiamo sentito quello spum sulla gamba. Ah, due o tre volte l'ho sentito anch'io, come due o tre arate poi. Quando mi ha fatto la partenza lunga. E te hai detto, Vittorio, ho fatto due arate, oddio. È un tonno contadino, Ciara. Sono le 9. Di tutto va bene. Leggero, leggero maestro. È ormai un'ora. Comincia a essere serio. Ma quei sognoni che partono piano e poi dopo si difendono. Ora sta là con la testa un po' verso il basso, non sta facendo nulla. Partando via? Andando su, fino stiamo. Sì, sì, buono, buono. Ha girato andando su, andando su, ottimo. Però non è ottimo, lui deve fare il giro della morte, non è ancora. Non è ancora. Stava facendo, ha girato ora, ha cambiato ora. No, no, Sergio, scherzi. Gli sta facendo la stessa storia che ha fatto Sandro noi alla. Sì, si è rotta la canna. Sulla sterra marina quando gli ha rotto la canna, la stessa storia. Non sente la canna, Sergio. No, no, però va bene, ci vuole il tempo. Io. Che ci stiamo fino a domani mattina, l'altra dobbiamo, non ce la abbiamo. Io qui. Se vuoi strigo, ma non credo. No, 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 certo, no, stavolta non abbiamo fatto errori. L'altra volta siamo fatti troppo. Sì, sì, così io hai visto come ha mangiato strano? Delle cose, sì, identico a un battimento con la valigia. No, 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 no. Ma quando si cambia direzione sento le botte sul filo. Come se ci avessi il filo sulla prima pinna. Thank you.
la fa uguale, fa uguale, certo. Guarda, guarda dove è andato, guarda. Fuori, guarda, fuori, vieni, guarda. Fa un giro di esempio. Prende il salto e ritorna giù, è vero? Questo è... 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 Si chiamano emozioni forti. Signori, grazie. Bravo Sergio. Grazie. Complimenti! Un po'. Questo ragazzi è il più grosso che è venuto a bordo, lo dico io. È il più grosso che è venuto a bordo, Sergio. Aspetta, la diamo la cima. Ma non tirarlo fuori tutta, da retta. Ti avvicini? Ti avvicini? Vittorio? Ti puoi avvicinare il pesce per dare... No, meglio Vittorio, sembra più grande, dai. Cosa? I contorni erano speciali. Li ho fatti, mi sono messo... Dove erano... Puoi fare tipo calciatore, Vittorio? Non c'entri, se ti abbassi tipo calciatore... Eccolo qua. Così abbiamo... la visuale esatta. Noi abbiamo un posto, un appuntamento, arrivo lì, tac, tac. Perfetto. Bello. E io dopo è nato Sergio all'istellato. Ah, che sta festivando. Io ti devo dire perché è un animale, siamo già in banchina qui che...